Una serata memorabile, la vedete questa formazione? Cosa stiamo facendo? Dopo la pubblicità! L'hai detto! Eccoci qua, dopo anni e anni. Tutto bene? Stiamo ripartendo tutti quanti insieme per un lungo viaggio. Prima di partire per un lungo viaggio, qual è questa canzone? Ricordati qualcosa. Sì, me la ricordo. Ricordati la voglia di non tornare più. Ecco. Mai più. E sai, una mia collega Kate, Maro, ma ve ne andate sempre beati a voi. Ma chi è sta collega? Chi è? Ma quella ci vede, quindi è meglio non dire. Ma lei lo sa, lei lo sa che ha detto beati voi. Quindi che? A Napoli beati voi porta male. Va bene. C'erano le giostre a Lucca, c'era il settembre lucchese, guardiamo. Ma non ci interessa. Asia, niente ancora. E detto questo, ce ne andiamo a trovare l'altra peste. Andiamo a Rimini. L'incontro fra le due fratitani. Sì, la blondina e la brunina. Come andrà? Quante se ne daranno? Secondo me sta Cirna. Però vedremo. Signore e signori, a più tardi. È passata una giornata, una serata. Siamo arrivati a Rimini. Siamo tutti distrutti perché siamo arrivati a luna di notte. La notte, però siamo dove la luna. E alle 7 già sono arrivate con le bambine nel letto. Sì. Giocare. Di solito ci svegliamo alle 6. È andata bene. Va bene, tutto a posto. E comunque guardate che carino il Perrini. Ha preso un cioccolatino a testa, no, a testa solo la blonda. Pensavo che erano tutti per me. Ma ci sono anche Zia Teresa. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ovviamente da mamma Rimini. Ci voglio dire. Siamo pieni era di venuti a fare. Non lo so, guardate la faccia stravolta. Allora, ora vi sto sigla! Facendo... Ma la sigla già l'abbiamo fatta! Vi sto mostrando una di quelle cose che nei secoli dei secoli non crollano mai! La blonda! No, era il ponte, fallo vedere! Questo è il ponte di Tiberio, siamo... sul fiume di Tiberio! Che fiume ci sia, ma forse una darsena! Ignorantissimi! Però questo ponte ha sfilato le intemperie. Dici che anche questo non è un fiume però, eh? Questo non ho detto che non è un fiume. È il mare. E ho detto che è il mare. Che ho detto? È il mare di Timperio. Cara, vai in mezzo al ponte e salta. Sì. Salta sopra, vediamo se poi... Cioè, se continua a esserci a crollare. Faglielo col parco dietro, no? Fagli vedere il parco di qua, Francesco. Ah, c'è un parco, è vero, non ho visto. Andiamo a vedere se assomiglia a un parco inglese. Andiamo al parco? Aspettate. È bello, non me ne ero mai accorto. Questo è il parco che hanno fatto da poco, hanno aggiustato. Parco molto enorme bello. Che continua fino a Rimini Sud, praticamente. Mi hai portato in questo scorcio inglese? L'hanno rifatto da poco, l'hanno inaugurato a luglio. L'hanno riaggiustato, tutta la darsena. Bello. La sera tutto illuminato. E ci fanno anche gli spettacoli teatrali in barca. Nel frattempo le bambine dormono, sappiamo. Spettacolo. Sigla. Ricordate i miei vecchi occhiali Ray-Ban? Ecco, non ci sono più, sono morti. O meglio, qualcuno a scuola ne ha usufruito. E siccome non se ne poteva fare a meno, perché oggettivamente quando c'è la luce schermata così non si sopporta, ma chi te li ha regalati? Ecco, io volevo comprarli, poi qualcuno ha deciso di farmi un regalo anticipato con le cambiali per gli ultimi prossimi 3 anni, non lo regalo. Non è vero, mi ha regalato. Sono un bugiardo ipocrita e fetente. Ecco, mi ha fatto il regalo dell'onomastico. Ecco qua. Allora, non è detto, cioè proprio non penso che mi stiano proprio benissimo, almeno anche con questo taglio. Ma voi non avete idea come si vede bene con questi occhiali, perché la luce è sparata, polarizzata, che significa filtrata, si vede in un'unica direzione ed è chiarissima. Quindi, bello. Lorenzo è tanto e tale, siamo al mercato del pesce di Rimini.
Guardate la grandezza, pesce a dodò. E qua bello. Abbiamo trovato i lupini a 4 euro. E anche che abbiamo trovato. Abbiamo trovato, ma non abbiamo comprato niente però. Buoni, pensavano a 20 euro quelli. Sono buoni i canoli. C'ho una voglia di frutti di mare, sarà la dieta. E quelli non sono dieta, no. Dieta. No, però vabbè, il sabato e la domenica si può fare. Stare a Rimini se non si mangia la piada, allora cin cin, appetito. Alla salute, e anche se siamo a dieta ma oggi è sabato e ce la possiamo permettere, buon appetito. Fai vedere bene, sei in forza. Adesso siamo arrivati sul lungomare di Riccione. Non è proprio lungomare in realtà, di Viale Ceccarini. Sì sulla spia principale stiamo facendo il video. Sì Le bimbe si sono addormentate, solo le bimbe. Sì. E il Perrino è stato il primo, russava. Vabbè, ma è l'unico che ha dormito più di 2 ore. Indovinate chi è? Asia. Il cui russare si sentiva a chilometri. In di meno, tutto su poco ho fatto. Vabbè, ma che... Ma non lo vogliono sapere. Ma quando mai? Quando uno russa proprio con soddisfazione. Amen, vabbè. Qui la battuta sarebbe facile, ma la lasciamo cadere. Sì. Siamo in diretta. Cadere, non so quale battuta vorreste fare, non la fate. La vuoi smettere? Il labiale lo sanno leggere, il tuo labiale è molto chiaro. Sta facendo il pesciolino. Sì, va bene, ok. Cara, ma dove andiamo a cena stasera? Perché i nostri spettatori sanno che quando siamo a Rimini, non c'è Rimini se non c'è il bar. E quindi andremo a far trovare anche il bakery. Ha detto il Perrini che offre tutto lui. Esatto. Vabbè, va allora bene. Se ci tiene. Tutto a posto. Ti dico io cosa comprare. Una fetta di torta diviso 4. Ma no! Okay. Ragno! Atto. Arrivati sul centro del lungomare di Riccione. Ed eccolo qua. Guardate che bella serata. Ma perché? Non si vede il sole tramontar? Perché siamo sull'Adriatico. Volevo coglierla impreparata. Cosa succede sull'Adriatico, cara? È tutto al contrario. Guardate che bello. Una bella serata di settembre. Salutare Mimi. Chi c'è? Guardate che bello. Buona serata, siamo a sentire i commenti della blonde a Riccione. Allora, signora blonde, molto chic, chicchissimo, mi piace assai. Sentiamo. Anche perché non c'era tanta gente, giusto? Poi un sacco di negozi, io non ho guardato nulla, nulla. Abbiamo passato il tempo a scappare da Minnie. Sì, perché diciamo c'è questo stato in questo incontro con la loro migliore amica. Che però se la vedono animata muoiono. Quando un pupazzo va bene, la stringono, la ninna nanna così. Appena si muove ed è altezza uomo, non va bene più. Pianti e disperazione. Commento Sofia piangeva. Sì, proprio. Sempre, anche a guardarla da lontano. Asia invece andava vicino e faceva no, ciao. Come sono queste coppie riccionesi? Le coppie riccionesi sono tutte in tiro. Non mi metto troppo. Un poco così, ecco, così vengo meglio. Sono in tiro, no? Bellissime, scicchissime, lei tutta curata così, col cagnolino toy. E dico io, fate un video e poi venite da me. Ciao! Siamo nel luogo in cui ci sarà un attentato. Ai miei 10 giorni di dieta, ma io riuscirò. Ecco, c'è anche, hanno messo anche il de fuori. Siamo alla White Bakery, il posto più bello di Rimini per me. Siamo Perrini ha detto che lui riuscirà a resistere. Sì, siamo passati davanti alla fortezza, eccola qua. Siamo alla fortezza malatestiana. Allora mi è venuto in mente una poesiola, perché io sono sempre quello ignorante dell'italiano, non so niente. A un certo punto ho cominciato a dire quella cosa, dico, c'è una poesia dove diceva: cui regnarono guidi e malatesta, cui venne pure il passator cortese, re della strada, re della foresta. Lanciamo i quiz. Che poesia è, ma senza googolare però. Senza googolare. Vogliamo autore e titolo del quiz.
Vedi. Senza imbrogliare. E adesso il bakery. Io questo posto lo adoro. Quanto lo adoro. Guardate quanto è bello. Blonde, guarda com'è bello il bakery. Guarda quante palle. E dentro o fuori chiedono? Allora, ci ha lasciato la scelta. Dove vogliamo? Dentro o fuori? Meglio per le dentro. Fuori il tavolo è quello lì. Che può andare bene. Vabbè, allora qua, va bene, fuori. Andiamo fuori. Cari, com'è carino. Guarda, c'è. Però io devo entrare a vedere i dolci. Prima andiamo, uscire. Andiamo. Guarda, questo muffin piccolo. Mamma mia, questo. Buono, questo voglio io. Guarda quanto sono grandi. Ma stai facendo il video? Certo. No, vi volevo dire. Questa vetrina. Ora che avete visto questa vetrina. Sigla. Sì? Il Perrini. Offre. Se non c'è la chiffon cake che ci rimango molto male. No, però faccio una cosa. Hai capito? È una cosa. Questo è un bounty gigante. È una cosa bassa. Guardate la va bene, però ci abbiamo detto. Dividiamoci un sandwich. No, perché un sandwich è piccolo. Effettivamente. Come erano i propositi? Io avevo detto, prendiamone uno, la colpa è sua. Non mi preoccupare, che c'è quello francesco? Quello di Rosario che c'è dentro? Allora, no, adesso ce li dividiamo. E io un pezzettino lo assaggio di uno e dell'altro, appetito. Ma non intendo. Vabbè, queste sono le nostre pietanze. Perché io dopo voglio il dolce. Sei arrivata al momento dolce, cosa ti sei presa? Ma niente, qualcosa di... cioè, proprio qualcosa di leggero, la Bounty, sto bene fino al 2019 dicembre. Non penso, lo sai, io non me lo mangio. Io comunque ho mangiato solo mezza porzione di tramezzini e adesso mi mangio la Angel Cake. Buona. Cioccolosa. Cioccolosa con la panna. Si sente tanto il cocco. Ah, Bounty. No. Non avevo capito. Buona. Non te l'ho assaggia. Vuoi dire qualche cosa tu che hai mangiato un macello, avviva la vita. Un mini cookie. No, assaggia. Aspetta, c'ho questo in bocca. E che cosa c'hai? Il biscotto. Prendi, vieni. Ah, è bollente. Infatti, c'è un po' mamma. Burro fuso. Non è la rottura della apple pie di Rosario. Rompi, rompi. Sì, così posso rompere. Guardiamo come va nella mia bocca. Ma come faccio? Non lo so. Fai in qualche maniera. Sì, sì, è assurdo. Allora, vediamo la dieta tua. Cosa prevede? Tanto. Un gelatino. Ma guarda, se faccio così, non c'entra. No, non ci riesce. Non ci riesce. Vabbè, è un gelatino. È così. Mamma mia. Mamma mia. Bello. Ma è tutta panna. Certo, e quindi è una cosa dietetica. La mia dieta non rifiuta niente e con questo dalla bakery, dalla White Bakery per stasera e siamo arrivati al centro, siamo a Piazza Cavour, siamo alle logge del teatro, del mercato e qui dietro si parla di MotoGP, penso tanti altri sono persone privilegiate. Renzo Pasolini. Renzo Pasolini. Comunque io da questa sera fino a penso il prossimo weekend mi esprimerò con un solo verso. Ah. Ok. Ho mangiato come una mucca. Manghi cani.
Dove siamo? Dove siamo? Siamo a Rimini. Abbiamo mangiato come dei porcellini. Quello di come una mucca, come un porco. Porcellino. Vabbè. E Asia dorme. Siamo tranquilli. E andiamo un po' a smaltire quello che abbiamo mangiato. Allora siamo a 12 km. Penso che possiamo tornare a Lucca a piedi. Terzo giorno qui a Rimini, ecco, siamo qua appena svegli, tutti freschi, freschi alle 7.30 della mattina, giusto? Freschi, freschi. Freschi, freschi, com'è la digestione? La digestione? Bene. Qui siamo in lutto, lutto, non si va da nessuna parte se io non vado dove devo andare. No. Ti ci posso mandare io! Cara! Buongiorno! Tieni! È una tragedia! Con tutto il tè verde bollente che hai riputato per me, il veleno numero uno! Sapevo niente! Aspetteremo! Vabbè, ma cosa? Fate piano, sta ricevendo una telefonata. Ah sì, scusate. Berrini, prova a bere un po' d'acqua. È già fatto. E allora aspetta domani. Devo solo uccidermi. Ciao. Proseguiamo alla nostra domenica. Sempre stanchi morti. Al parco. Le bambine sono sulle altalene. La blonde Thor arriva. Ciao! E questo facciamo. Vuoi dire qualche cosa? Buona domenica. Grazie a te, datemi un letto. Ed eccoci a un altro must riminese, la fila da pesce azzurro. Siamo sulle scale. Siamo sotto le scale. Ciao. Dove sono le bambine? Una è lì, l'altra è già su. Cosa mangeremo oggi? Poco e niente. Sì, sì, come sempre. Ed eccoci al momento clou. Guardate cosa ci danno per i nostri 13 euro. Naturalmente lascerò un sacco di roba. Che se la mangia lui, perché te la mangi tu? Perché la devi lasciare? Ci pensiamo noi, non preoccuparti. Un poco di pazienza. Hai detto la cosa per te. Come prima avevamo detto che era in crisi mistica, perché non eri andato in bagno? Siamo vuoti. Lui. Ciao. Le pupù finali che stravolgono da tutte le parti, lasciamo, facciamo vedere. No, lasciamo perdere. Vuoi che facciamo vedere qualche altro video stamattina? No. Ciao a tutti da Rimini, arrivederci. Ciao ciao, dite ciao a tutti, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ci vediamo.